ci troviamo nei depositi, come vedete, dell'archivio arcivescovile di Bologna, e in particolare qui alla mia sinistra vedete alcuni faldoni che contengono fascicoli e documenti di Monsignor Dante della Casa, che fu il segretario del Cardinal Nasalli Rocca. Perché ci troviamo qui? Per raccontare un po' una vicenda curiosa che ha vissuto l'archivio negli ultimi mesi, nell'ultimo anno più o meno, che riguarda proprio queste carte. Questi documenti ci sono pervenuti come donazione appunto un paio di anni fa circa. Qualche mese fa siamo entrati in contatto col liceo Renzi di Bologna per un progetto di alternanza scuola-lavoro, di modo che alcuni studenti del liceo sono venuti in archivio arcivescovile a darci una mano a aprire queste scatole, iniziare a togliere lo scotch, a guardare che cosa c'era dentro e a vedere un po', di iniziare ad analizzare la documentazione. Si è rivelato un lavoro particolarmente interessante, coinvolgente e che ci ha fatto quasi sentire più vicine a un uomo che è vissuto nei primi del Novecento, intorno al 920, 30, 40. Ci siamo un po' più resi conto anche con i ragazzi del liceo della importanza di questo personaggio che il Cardinal Nasalli Rocca usò come suo vero e proprio braccio destro, ecco, nell'organizzazione di tanti eventi, di tante iniziative diocesane. E pertanto è nata un po' l'idea di restituire al pubblico una testimonianza del lavoro che è stato fatto e in particolare di proporre una piccola mostra che appunto offra uno spaccato della biografia di questo Monsignor Dante della Casa. Comunque è una mostra che abbiamo accettato con grande voglia e grande piacere. Siamo qua ormai da 2 settimane più o meno e stiamo ancora lavorando e speriamo insomma che questa mostra venga al meglio possibile. Questa mostra che aprirà al pubblico durante la settimana della presenza della Madonna di San Luca in città avrà nella seconda sezione un focus proprio specifico sul particolare legame che Monsignor Dante della Casa ebbe proprio con la Madonna di San Luca.